di libertà. A noi non piace vivere con delle condizioni. Siamo a Bari, noi siamo pieni di restrizioni, pieni di condizioni. I ristoratori sono stati vessati da questo Stato, senza nessuna logica. Abbiamo continuato tutti quanti, oltre ai ristoratori, noi cittadini, ma anche e soprattutto i ristoratori, a pagare le tasse al 100%, lavorando solo il 30%. Quindi fatemi capire qual è la logica di questa pandemia. Abbiamo assecondato tutto, le abbiamo ascoltati, abbiamo comunque assorbito tutte le loro ingiustizie con i cambiamenti continui nelle nostre attività commerciali. Stessa cosa oggi per gli stipendiati. Gli stipendiati oggi perdono un posto di lavoro. Perché lo perdono? Lo perdono perché non hanno il Green Pass o perché non hanno voluto obbedire al sistema, quindi non si sono vaccinati. E gli stessi possono anche avere motivi di salute, motivi personali, tanti motivi legati al fatto di questa scelta che può essere positiva o negativa. E quindi in questo caso messi fuori da un sistema criminale, perché siamo arrivati al punto dove lo Stato è in grado di togliere i posti di lavoro, quindi la dignità alle famiglie. Bravo. Che si trovano oggi fuori e in difficoltà. E in più cosa sta accadendo? Cosa sta accadendo? Ce lo insegna la natura. Se i leoni devono attaccare gli antilopi, non fanno altro che disperderli. Dopodiché attaccano uno alla volta. E questo stanno facendo. Ci hanno diviso perché il Green Pass non è altro che uno strumento di divisione sociale. Ci stanno riuscendo. E ora cosa fanno? Gli stipendi non sono aumentati. Gli stipendi sono fermi da più di 10 anni, ma la benzina è arrivata a 2,30 euro, la corrente è aumentata del 45%, quindi il gas. Quando gli stipendiati, quando le famiglie si accorgeranno di tutto questo, quando inizieranno ad attingere ai loro risparmi per poter pagare qualcosa che non ha una logica con i nostri stipendi e la nostra vita, questa è la realtà. Quindi ciò che io chiedo, io ho fatto questa scelta, conoscerò meglio Gianluigi Paragone, avrò il piacere di conoscerlo e lui avrà il piacere di conoscere me. Però se vogliamo cambiare le cose in questo paese, perché il paese è nostro, dobbiamo avere il coraggio di seguire tutti quanti lo strada, perché se abbiamo un numero consistente non ci passa avanti nessuno. Questo è quello che dobbiamo fare: determinazione e serietà da parte di tutti, soprattutto per il futuro dei nostri giovani, che così facendo sono lo sfondo. Grazie, abbiamo sopravvissuto al microfono. Gianluigi? Allora, io devo dire che sono molto orgoglioso di essere qui e di parlare ad un altro pezzo di una cittadinanza che ha deciso di scendere in piazza, di continuare a rivendicare quello che nella Costituzione è scritto, cioè che siamo cittadini. Essere cittadini vuol dire che non siamo né consumatori, né profili Facebook, né animali da aggredire. E invece quello che stanno combinando è esattamente quello di avere trasformato il nostro diritto ad essere dei cittadini con piena titolarità dei diritti, a cominciare dal diritto al lavoro, a essere delle persone che non hanno più un nome, non hanno più un cognome, ma sono un codice, sono un QR code. È inammissibile che la nostra quotidianità sia scandita dalla presentazione di un qualcosa che, se pensate, è assolutamente fuori dalla Costituzione. E questo è l'inizio. Ci dicevano che eravamo complottisti, che eravamo negazionisti, cioè giocano sempre ad appiccicare delle etichette che inventano loro nella fabbrica di informazione fasulla, artefatta, tutto per ghettizzarci. Però alla fine abbiamo ragione. Quando dicevamo che il Green Pass era l'inizio di un controllo che passava anche attraverso Agenzia delle Entrate, è dimostrato dai fatti, perché chi sfugge dall'obbligo vaccinale degli over 50 è multato da Agenzia delle Entrate, come se il vaccino fosse una tassa, e forse per qualcuno dentro il palazzo il vaccino è una specie di tassa.
E allora su queste cose bisogna ricominciare a fermarci e a riflettere, perché nulla sta accadendo a caso. Vedete, prima si diceva che quando aggrediranno i nostri risparmi. Beh, ma io sono a Bari, io mi ricordo come è stato aggredito il risparmio di coloro che si erano fidati di una banca, sì, la Banca Popolare di Bari, che è stata tradita da una classe dirigente, esattamente come le banche anche del Veneto erano state tradite da quella che era la società civile, che non ha fatto nient'altro che pensare ai loro comodi, alle loro distrazioni, alle loro reti di salotto. Quindi il cittadino è già stato fregato da tempo, ai ragazzi è stata negata la possibilità di poter scommettere su se stessi. Dentro le famiglie si consuma la drammatica sfida tra genitori e figli per un posto di lavoro, per un contratto vero di lavoro. Ma da quando non sentite più parlare la politica, una classe dirigente di piena occupazione? Eppure è questa la sfida della classe dirigente è badare, pensare, costruire la piena occupazione, il reddito di cittadinanza, è una corsia d'emergenza, ma non possiamo pensare che i ristoratori, le piccole imprese o comunque anche i ragazzi debbano essere, ai ragazzi deve essere negato il diritto ad avere un lavoro, che vuol dire avere un contratto serio che passa attraverso la gavetta, perché sono sicuro che ognuno di noi ha cominciato facendo una gavetta, ma non puoi pensare che la gavetta duri a vita e che la gavetta dopo si trasformi in un precariato che è continuo, che è infinito. Così non si costruisce la ricchezza di un paese. E poi arriviamo nel momento in cui tu aggredisci il lavoro e togli la possibilità di avere una retribuzione, ecco che arrivano le banche con il falso mito dell'indebitamento, e guarda caso più crei delle persone indebitate, più crei imprenditori indebitati, più crei lavoratori indebitati, ecco che succede il patatrac, che siccome devi stare dietro a pagare lo Stato con le tasse, a pagare l'energia, bollette che diventano sempre più care, le rate dei mutui e le rate di qualsiasi cosa su cui ci siamo impegnati, ecco che sarai costretto ad accettare qualsiasi ricatto che ti arriva sul lavoro. E il ricatto del vaccino è stato un ricatto, altro che dire gli italiani sono stati responsabili nell'accettare la campagna di vaccinazione. No, gli italiani sono stati ricattati, perché o andavi a lavorare con il vaccino oppure non andavi a lavorare. E voglio capire, perché io prima ho parlato con dei poliziotti, con delle persone delle forze dell'ordine, come ho parlato a lungo con il personale della sanità e della scuola, ma soprattutto adesso pensate alle forze dell'ordine. Forze dell'ordine che non si vogliono vaccinare perché hanno le loro motivazioni a non vaccinarsi, come noi abbiamo le nostre motivazioni per scegliere di non vaccinarsi. Io ho scelto di non vaccinarmi, ma non è che sono un incosciente, io ho fatto la mia scelta, che dentro uno stato maturo mi dà la possibilità di essere liberamente consapevole e titolare della scelta di vaccinarmi o non vaccinarmi. Quando sono andato in televisione e avevo detto che ero positivo al Covid, che avevo preso l'Omicron, e tutti sapevano che non ero vaccinato, erano quasi dispiaciuti di non vedere un malato di Covid non vaccinato che era lì, che era terminale. Erano dispiaciuti, avevano una cosa che gli stava qua. Eppure ho dimostrato che tantissime persone che non si erano vaccinate e che hanno contratto questa variante Omicron, che ormai si è diffusa dappertutto, non hanno automaticamente l'ingresso in ospedale in terapia intensiva. Allora diciamoci la verità, ci hanno ingannato, continuano a giocare con i dati, non ce li danno, non ci raccontano la verità. A noi non resta che quindi la difesa, ma la difesa dei diritti e delle scelte. Se io scelgo di non vaccinarmi, è una mia scelta, e tu Stato non mi neghi il diritto a essere curato, e soprattutto non è che colleghi il diritto al lavoro ad un Green Pass, perché questo è vigliacco. E stavo parlando delle forze dell'ordine. Adesso, come vedete, c'è uno scenario drammaticamente di guerra che porterà un aumento dei profughi. Allora pensate alla situazione in cui c'è una tensione, c'è un conflitto, e lo Stato si permette di non avere il 100% della forza degli agenti, dei carabinieri, dei militari, che dovrebbero in questa fase dei sanitari, 100%. E invece coloro che non si sono vaccinati sono spediti a casa,
Ma com'è pensabile? E magari arrivano quelli che si sono vaccinati tra le forze dell'ordine, perché altrimenti non potevano andare a lavorare, che si ritrovano un profugo che dice: io non mi voglio vaccinare. Ditemi che cosa succede, lo rimandi indietro, perché il virus è uguale per tutti, non conosce uno status particolare per chi non si è vaccinato. E quindi se il profugo arriva e dice: io non mi voglio vaccinare, cosa fate? Lo rimandate indietro? No, sapete cosa stanno pensando? Che lo Stato pagherà il tampone. Ma vigliacchi e maledetti, avete un cazzo, avete costretto le persone a spendere l'ira di Dio, a prescindere dal livello economico delle famiglie, per andare a lavorare si dovevano fare il tampone a loro spese, e adesso arrivano i profughi e lo Stato paga il tampone. Queste sono ingiustizie, perché è così che si creano le tensioni nel contesto. Allora io dico che coloro che ormai siamo fuori dall'emergenza, basta, perché ce lo dicono i dati, le terapie intensive, e la devono anche piantare di ricominciare adesso con una campagna che sta portando e sta puntando l'indice sui bambini. Oggi leggevo un Repubblica o Corriere che c'era a Brignani, non so come cazzo si chiamano loro, che dicevano: se aumenta qualcosa sarà colpa dei genitori che non hanno vaccinato i bambini. Ma andatevene a fanculo, i bambini giù le mani dai bambini. Su questa cosa non si può assolutamente transigere, ed è su questo, cari signori, perché l'altra volta ho sentito Sileri andare in televisione e dire: provocheremo il dolore a coloro che non si vaccinano, vi renderemo la vita impossibile. Gianluigi, fallo venire qua, ce la vediamo noi. Ce l'avete già resa la vita impossibile. Ma vengo pure a Roma, non qua. Di più. Tanto ormai noi resistiamo, perché abbiamo fatto la nostra scelta. Allora, il problema che loro avranno saranno coloro che si erano fatte la prima e la seconda dose e che non si fanno la terza, perché non si fidano più delle balle raccontate dallo Stato. Non siamo noi non vaccinati ad essere il loro problema, saranno coloro che si erano fatti la prima e la seconda dose e che la terza non se la sono fatta, perché non vogliono più credere alle balle di Stato. Questa è la verità, questo è quello che sta accadendo. Allora, dare la possibilità ad un gruppo di persone che ha il coraggio di metterci la faccia e di dire: su certe sfide noi non molliamo, non retrocediamo nemmeno di un millimetro, vuol dire costruire una comunità. E io vi ringrazio per essere qua, per aver accettato il nostro invito, per tutti coloro che si stanno aggregando con ruoli di responsabilità alla sfida di Italexit, perché Italexit è un partito che forse sarà una minoranza, forse saremo in pochi, però saremo quei pochi coraggiosi che non hanno alcuna voglia di retrocedere neanche di un millimetro, anzi tutto lo spazio che abbiamo e avremo conquistato lo difenderemo con la coerenza, con il coraggio e con la forza delle idee giuste. Questa è la nostra grande l'unione, forza. Vogliamo l'unione delle anime. L'unione, cari signori, guarda, te lo dico. L'unione, aspetta, visto che guarda, è molto semplice. L'unione si fa nel momento in cui tutti hanno espletato le loro procedure per concorrere alle elezioni. È da quel momento che ci si allea. E allora, quindi quando saremo? In quel momento il nostro voto, perché noi siamo stati segregati da due anni, siamo segregati, e non vogliamo la divisione, siamo qui tutti per l'unione. Ma infatti è questa la cosa, ma l'alleanza si costruirà nel momento in cui si può andare al voto con la raccolta delle firme. Facciamo tutto un passo avanti, questa è la vittoria. Cioè, tu l'unione la fai? Questa è la vittoria, questa sarà la nostra vittoria, con chi c'è, non con chi pensa di poter esserci, perché per esserci bisogna farsi un gran mazzo a lavorare. Noi costruiamo questa comunità, creiamo e speriamo che anche gli altri lo facciano. A Genova, per esempio, noi appoggeremo un collega che io stimo, che è Mattia Crucioli, di Alternativa C'è. E stiamo facendo delle cose, ma perché Alternativa comincia a essere una forza politica un po' strutturata. Però l'unico partito che a dicembre è stato riconosciuto come la prima e l'unica forza
che politicamente può dirsi nuova sia stati noi, perché tutti gli altri non sono riusciti a superare l'esame di essere riconosciuti come partito. E siccome si va a elezioni, non è che stiamo qua a giocare con le figurine. Noi abbiamo fatto un grande sforzo, questo sforzo è distribuito da tutti e io credo che arriverà il momento delle elezioni in cui avremo bisogno di unire le forze, ma soltanto quando guardate che le elezioni, attenzione a non commettere l'errore che avevamo commesso con le amministrative dello scorso anno, dove si diceva ma ci faranno votare senza per il Green Pass. Poi la verità è che siamo andati a votare nelle grandi città e uno su due non si è presentato al voto e hanno vinto i Sala, i Gualtieri, insomma i soliti. Il sistema. Gli altri sono strutturati e noi dobbiamo imparare a strutturarci. Quindi essere fermi sulle nostre posizioni ed essere organizzati è ciò che ci permetterà assolutamente di essere protagonisti. Quindi io vi ringrazio. Adesso facciamo tutte le domande. Tutte le domande. Tasto.